ma fatto documenti importanti, cioè ah no, no, assemblea questo qui, no? No, per favore, no, no, sta cortesia, se no, no ci rimettiamo noi. Ma quelli ci andrebbero andare buttati, no? No, 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 queste vanno tutte riciclate, no, buttate. Ah, sembrano documenti importanti. Ma che bello. Sto guardando uno, così. No, faccio questa cortesia. Solo uno, per capire la data, cioè se è una data vecchissima, se è una data recente. Uno solo, tanto a voi. Piombo Salvatore, Camera dei Deputati. Servizio. Andiamo da là, va. E questi praticamente quando vengono buttati viene deciso da chi tutti questi documenti? Ma quando finisce la legislatura comunque? Quando finisce la legislatura si buttano i documenti. Una cosa incredibile. Perché la legislatura nuova che viene, cioè non li può tipo visionare così. Vabbè, sono tutte scritte però. Tutte scritte. Ah, tutte, quindi sono copie, diciamo. Sì. Capito. Grazie, eh. Non va ripreso il volto, non ti preoccupare. Ho ripreso. Capisci pure a noi, eh. Però riciclata la carta. Questo è ormai. Posso solo per curiosità, no? Tanto so che tanto sono cittadino, quindi. C'è sentito che ci vedo. No, no. Vai, su che andiamo a fare qualche quadro. Ciao. Ciao. Normale amministrazione. No, così. Se fanno delle copie, che ne so che fanno davvero? Non so. Sarà roba che non serve più, che magari è stata digitalizzata. Non è il ripulisti degli alleni, quello l'hanno fatto la settimana scorsa. Quello si dice, già hanno riciclato tutto. No, comunque guarda che è normale, succede tutti i giorni. Non è una cosa. Sì. No, però il giorno dopo le elezioni hanno cominciato a togliere le targhette dentro al palazzo. Riservato l'onorevole, stanno gli ascensori. Questo l'ho letto sul tuo giornale. Alla posta ci stava, si prega di far passare l'onorevole, tutte le targhette dorate. E alla Bovetta hanno tolto i cioccolatini. Poi ci stanno le opere d'arte, hanno tolto i cioccolatini e le bottiglie, quelle il Mott, il Grand Champagne, la roba sparita tutto. Ah, giustamente, perché sennò dopo viene ripreso nel dettaglio. No, ma là non puoi riprendere niente. No, no. Ma sono loro che poi... Ho capito, però se ti beccano che una telecamera ti fanno un culo... No, dico, però sono i grillini poi che avrebbero fatto notare questa cosa. Assolutamente, dopo. Infatti l'hanno tolto prima. È logica. Quello del macero, cioè, quello, fai una cosa, fai un documento, ci stanno 150.000 copie qua dentro, poi il giorno dopo già non serve più niente.